Cari fratelli e sorelle, sono lieto di essere con voi oggi per celebrare in questa Eucaristia dell'Ascensione del Signore la memoria grata per la testimonianza di uomo, di cristiano, di sacerdote, di vescovo e di missionario che 25 anni fa Monsignor Aristide Pirovano ha posto nelle mani di Dio e ha consegnato a voi che ne custodite il ricordo. Celebriamo la Santa Messa in questa chiesa prepositurale dove Monsignor Aristide ricevette i sacramenti dell'iniziazione cristiana, dove celebrò la prima Santa Messa, dove fu ordinato vescovo dall'arcivescovo di Milano Giovanni Battista Montini, San Paolo VI, il 13 novembre 1955. Sono perciò grato al vostro Monsignor Prevosto e Decano, il caro Don Angelo, per avermi offerto l'opportunità di essere con voi. Lo ringrazio anche per le parole di benvenuto che tanto gentilmente ha voluto rivolgermi. La sua presenza evoca in me felici ricordi di collaborazione nel servizio della Santa Sede e del Papa. E anche a nome di Papa Francesco saluto tutti voi qui presenti, i sacerdoti, le persone consacrate, i fedeli laici. Uno speciale saluto va ai poveri servi della Divina Provvidenza, la congregazione fondata da Don Calabria, la quale ha raccolto il testimone di Monsignor Aristide a Marituba. Ringrazio voi tutti per la calorosa accoglienza che mi avete riservato. Questi giorni, da ieri, ho potuto anche conoscere un po' più da vicino, anzi per la prima volta, perché non ero mai stato da queste parti, anche se ne avevo sentito parlare tante volte, ma ho potuto conoscere un po' di più la vostra bella Brianza. Rivolgo un deferente saluto al signor Sindaco Veronica Airoldi, al Presidente della Provincia di Como, il signor Fiorenzo Bongiasca, alle altre autorità civili e militari qui presenti. È la prima volta, come dicevo, che vengo ad Erba, in questa vostra città, che mi si dice essere al centro di una croce che congiunge Milano al punto di mezzo dell'Ario e dà alle due altre estremità le città di Como e di Lecco. Questa posizione geografica fa pensare ad un luogo di passaggio e di incontro. Così lo è stato nella storia, così lo è stato per l'irradiazione della fede cristiana sin dal secolo V, così lo è ancora oggi per l'accoglienza di coloro che vengono fra di voi. Innanzitutto grazie per essere qui a Erba con noi, grazie per aver portato i saluti anche del Santo Padre. Ma Padre Aristide è stato un uomo di pace, sia come missionario, come vescovo e anche come partigiano. Cosa ci insegna oggi Padre Aristide in questo momento di difficoltà in cui l'Europa soffre per una guerra proprio al suo interno? Ma credo che la lezione di tutti gli operatori di pace, nel cui numero ecco, si colloca in maniera particolare proprio il padre Aristide per tutto il lavoro che ha compiuto nei diversi momenti, nelle diverse fasi della sua vita, sia proprio quello che la violenza e la guerra non sono mai una soluzione dei problemi del mondo. Certo, viviamo tanti problemi, tanti conflitti, però bisogna trovare una strada umana e una strada pacifica per risolverli. Ecco, e queste persone, padre Aristide in prima linea, ci dice che è possibile. Io direi questo, che l'insegnamento, no? Che ci offrono, l'esempio che ci offrono, che è possibile se c'è buona volontà, se c'è impegno, se c'è, come dire, responsabilità. Ecco, niente è perduto se uno vuole veramente ecco, raggiungere diciamo, certi obiettivi secondo principi pacifici e di amore nei confronti di tutti. Grazie Eminenza, un caro saluto da parte di tutta Erba e anche dagli amici di Televalassina a Santo Padre. Grazie. E anch'io vi saluto tutti, allora approfitto appunto di questa occasione per mandare un cordiale saluto a tutti a nome anche del Santo Padre e fare i migliori auguri per ciascuno di voi e le vostre famiglie. Grazie Eminenza.
Il Figlio tuo, Padre, sia per tutti noi la via che ci fa salire a te, la verità che ci illumina, la vita che ci nutre e ci rinnova, la luce che rischiara il cammino, la pietra su cui possiamo riposare, la porta che introduce nella nuova Gerusalemme. Egli vive e regna nei secoli dei secoli. Amen. La pace di Dio, che sorpassa ogni sentimento, custodisca il vostro cuore e il vostro spirito nella conoscenza dell'amore di Dio e del suo Figlio, il Signore nostro Gesù Cristo. Amen. E la benedizione di Dio Onnipotente, Padre, Figlio e Spirito Santo discenda su di voi e con voi rimanga sempre. Amen.